Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del quotidiano L'Attacco. In primo piano, come apertura, la pagina dedicata alla politica, abbastanza densa questo pomeriggio a Bari. Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, che con Raffaele Fitto ha inaugurato la scuola di formazione politica rivolta ai giovani e agli amministratori o ai futuri amministratori locali. I temi toccati a margine dell'evento: le prossime amministrative nei comuni e il rapporto con i partiti del centrodestra. A tutti gli iscritti a questa scuola di formazione, perché sono loro che hanno imparato tutti. La competenza è un valore fondamentale e decisivo. Sicuramente Fratelli d'Italia c'è, nel senso che noi stiamo lealmente sostenendo tutti i sindaci uscenti del centrodestra, stiamo dando il via libera dove ci sono proposte serie e credibili che vengono portate avanti. Per noi far vincere il centrodestra è sempre una priorità. Credo, come ho detto nei giorni scorsi, che la domanda vada piuttosto fatta ad altri, perché noi ancora aspettiamo il via libera di alcuni partiti della coalizione su sindaci uscenti di Fratelli d'Italia, così come aspettiamo il via libera dei partiti di centrodestra, per esempio la ricandidatura di un governatore di centrodestra in Sicilia, Nello Musumeci. Quindi sono gli altri che devono dire se per loro la priorità è far vincere il centrodestra o piuttosto, diciamo, frenare la crescita dei Fratelli d'Italia. Dall'altra parte, l'incontro con la stampa del nuovo commissario del Partito Democratico Pugliese, Francesco Boccia, che ha indicato le varie tappe per portare il partito al congresso regionale entro la prossima estate. Riordinare le regole congressuali, pensando ad un congresso che è un processo ulteriore di crescita, io penso sia un dovere per un dirigente politico. Per questa ragione ho accettato e guiderò questo percorso nei prossimi mesi con un comitato di indirizzo composto da Antonio De Caro, Raffaele Piemontese e Loredana Capone, che ringrazio. Abbiamo già iniziato a lavorare nei giorni scorsi. Ovviamente utilizziamo, viste le nostre distanze, anche la rete per riunirci anche nei momenti più difficili della giornata, come la sera, quando si sottrae tempo alle famiglie. Ma è l'unico modo che abbiamo per definire un percorso condiviso, moderno, in linea con il Partito Democratico che Letta sta rafforzando nel Paese, aperto, digitale, perché il tesseramento online è tutto online, il tesseramento del 2022 sarà tutto online, e aperto anche alla partecipazione delle tante persone, delle associazioni, del mondo del volontariato, che non necessariamente si iscrivono al PD ma vogliono dare un contributo al PD. E questo accade già in Italia attraverso le agorà, e in Puglia non è ancora accaduto, ci sono state poche agorà, e anche questo è oggetto di questo lavoro che stiamo facendo. Il regolamento congressuale sarà un lavoro avanzato di tutta la comunità del Partito Democratico. Lo vareremo insieme, nel momento in cui saremo pronti poi partirà il congresso, che io sono sicuro sarà una grande festa di democrazia. Cambiamo argomento: aste di gara deserte per i progetti e le opere da realizzare con i fondi del PNRR, un'ipotesi che in realtà si sta concretizzando e che giustifica le preoccupazioni manifestate dal sindaco di San Severo Francesco Miglio, il quale in una lettera inviata al presidente dell'ANCI Antonio De Caro parla di rincari e di irreperibilità delle materie prime che mettono a rischio i cantieri. Nel dettaglio ce ne parla Cinzia Celeste.
Sono due le grandi questioni che rischiano di essere d'ostacolo alla messa a terra dei progetti del PNRR relativi alle opere pubbliche, ma anche ai cantieri che sono già stati avviati: la difficoltà di trovare le materie prime e il conseguente rincaro delle stesse. Questo è il tema posto dal sindaco di San Severo Francesco Miglio al presidente dell'ANCI e sindaco di Bari Antonio De Caro in una lettera inviata in questi giorni. La situazione non può che preoccuparci, ha spiegato Miglio all'attacco. Il moltiplicarsi delle aperture dei cantieri ha portato ad un rincaro dei prezzi delle materie prime e oggi le imprese che hanno vinto gare per opere pubbliche a certe condizioni economiche non trovano più remunerativo il contratto stipulato un anno e mezzo fa, quando erano in vigore ben altri prezzi di mercato. Il timore è quello che potrebbero dare forfè e quindi rinunciare all'appalto. Significa un rallentamento della cantierizzazione delle opere già aggiudicate. La stessa situazione rischia di pregiudicare anche la realizzazione dei progetti del PNRR. In queste condizioni il rischio è quello di poter lisciare l'appuntamento con questa opportunità storica e rendere vana la scadenza del 2027, già ardua di per sé. L'auspicio è che ANCI, per scongiurare questo rischio, faccia persuasione istituzionale per arrivare a soluzioni che ci consentano di gestire al meglio le risorse, ha concluso Miglio. È una cosa che diciamo da tempo, ha confermato all'attacco Ivano Chierici, presidente ANCE Foggia. Il PNRR in queste condizioni non si farà e tutti quelli che vi hanno investito faranno bene a stare attenti. Sarà un peccato se non ci daranno la possibilità di realizzarlo, perché è un bene per il Paese. Bisognerà necessariamente porre rimedio a questa problematica nata già alla fine dell'anno scorso con il caro materiale ed energia, ma adesso è fuori controllo per la guerra. Nessuno immaginava che dopo 2 anni di pandemia Putin potesse attaccare l'Ucraina creando ulteriori problemi oltre a quelli che già si stanno verificando. L'unica cosa certa è che con questi prezziari i bandi stanno andando deserti. Quello che noi avevamo paventato, ha ricordato Chierici, 2 mesi fa, vale a dire che i lavori del PNRR non avrebbero avuto luogo e che le aste sarebbero andate deserte, si sta verificando purtroppo. Qualcuno non ci aveva creduto, ma oggi se ne sono resi conto tutti. Le aziende hanno la volontà di eseguire i lavori e di fare imprese, però nel momento in cui questi comportano una perdita del 30 o del 40%, l'azienda deve fermarsi per forza, altrimenti si fermeranno per sempre in seguito, ha concluso Chierici. Torniamo ancora nel capoluogo pugliese, dove questa mattina si sono fatti sentire ancora una volta gli azionisti della Banca Popolare di Bari, che protestano per i mancati risarcimenti. Chiedono dunque l'intervento della regione e del governo per recuperare parte dei risparmi, dei loro risparmi che sono andati in fumo con il fallimento della banca e la gestione della famiglia Iacobini. Noi purtroppo registriamo, a detta degli organi di stampa, una perdita di bilancio di 200 milioni di euro, il che significa un tracollo totale, un disastro assoluto, ed ecco perché noi abbiamo chiesto con forza le dimissioni del CDA di questa banca, che è evidentemente incapace di gestire una banca che ha bisogno di ben altro che perdere 200 milioni. Concretamente noi chiediamo che la nostra voce sia presa dai rappresentanti politici del territorio, perché la banca è diventata pubblica e quindi diciamo lo Stato, il governo può senz'altro cambiare questi amministratori. Così come il governo si è impegnato con un ordine del giorno a creare un fondo di ristoro per gli azionisti della Popolare, sono passati 3 mesi da quell'ordine del giorno e ancora non è stato fatto niente. Quindi chiediamo che sempre i rappresentanti politici del territorio ricordino al governo che c'è questo ordine del giorno che va rispettato, è un impegno che è stato preso, va rispettato. Noi sono 2 anni che aspettiamo una qualche risposta. Noi ci aspettiamo delle risposte chiare su quali strumenti lo Stato intende adottare al fine di restituire i risparmi di una vita, di tutti i risparmiatori, circa 70.000 risparmiatori, e quindi di quali strumenti intende adottare al fine di questo risarcimento. Ci consta che come corresponsabili non sono soltanto gli Iacobini e quindi i relativi funzionari, ma c'è anche una mancata vigilanza, idonea vigilanza dell'Istituto della Banca d'Italia. Attraverso questa interrogazione parlamentare chiederemo un ristoro sia alla Banca Europea che alla Banca d'Italia. Metti una carrozza trainata da cavalli murgesi, 2 bambini, la voce di Michele Placido, e viene fuori un suggestivo viaggio nel Gargano. Il docufilm realizzato dalla ASL di Foggia e dal Parco Nazionale è stato presentato al Teatro Giordano. Sentiamo Riccardo Zingaro. Il Gargano può essere visitato in lungo e largo, anche dai bambini e specialmente a bordo di carrozze trainate da cavalli murgesi.
È il progetto già avviato dalla ASL Foggia e dal Parco Nazionale, che stamattina al Teatro Giordano hanno mostrato la fattibilità dell'iniziativa a una platea di piccoli alunni, nel primo giorno in cui hanno potuto riprendere le uscite didattiche. Il docufilm è stato interpretato da due bambini di 7 anni, accompagnati dalla voce narrante di Michele Placido. In 40 minuti di filmato, i protagonisti sono stati i primi testimonial di un dichiarato proposito di allargare la partecipazione a tutti gli istituti scolastici della Capitanata, presentando le particolarità e i segreti di una natura ancora spesso incontaminata, in questa occasione attorno all'ecosistema della laguna di Lesina. Sono i benefici della pet therapy, utile a tutti i bambini, non solo a quelli fragili. Abbiamo sentito la responsabile del progetto, Ilaria Colio. Il Gargano va visitato con i bambini sulle carrozze, perché è un mondo davvero magico che bisogna conoscere, e i bambini sono all'oscuro di tutto questo. Per questo il docufilm nasce proprio per far conoscere ai bambini tutta la flora e la fauna che circonda il territorio del Gargano. Parte a Lucera una nuova stagione di prosa con il ricco programma di Primavera Garibaldi 2022 presentato alla stampa. Il servizio di Mauro Pitullo. Presentato questa mattina nella sala giunta del comune di Lucera, Primavera Garibaldi 2022, con la direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Orio, si apre così ufficialmente una nuova stagione di prosa in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Grande emozione poter ripartire con Primavera Garibaldi dopo 2 anni, con la collaborazione di Gifuni e Natalia Di Orio, che sono sintomo di qualità e di riuscita rispetto a questa nuova stagione teatrale, che darà la possibilità ai cittadini di Lucera e non solo di poter godere nuovamente del teatro in genere, del nostro Teatro Garibaldi nello specifico, e di queste collaborazioni così importanti. Questo è il momento. Che tipo di rapporto è? Beh, è un rapporto che è iniziato 6 anni fa con una prima preziosa rassegna che si chiamò proprio Primavera al Garibaldi, perché era nata in primavera e, diciamo, ormai diventata storica, in cui arrivarono Gigi Locascio, Alessio Boni, Maria Paiato, Marcello Praier e Marco Baliani. E da quella prima rassegna quasi improvvisata, non dal punto di vista, diciamo, della qualità degli ospiti, ma proprio dell'idea estemporanea che venne a me, a Natalia Di Orio, insieme alla giunta di allora di Antonio Tudolo e Carolina Favilla, di partire quasi all'improvviso, insomma, di dare un segnale a un territorio che ha una tradizione storica e culturale di straordinaria importanza e che purtroppo, come tutto il territorio della Capitanata, ha, diciamo, patito alcuni decenni di incuria e di rallentamento. Siamo allo sport. Lunghissima trasferta per il Vitulano Drugstore Calcio A5 Manfredonia, che domani alle 18 sarà di scena nel Trevigiano sul parquet del Came Dosson nella gara valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A. E sfida che vale doppio, si tratta infatti di un vero e proprio scontro salvezza che può in qualche misura orientare la stagione delle due formazioni. Per i sipontini l'occasione per rilanciarsi in classifica dopo il 5-5 casalingo al fotofinish con i vice campioni d'Italia del Meta Catania di sabato scorso. È davvero tutto anche per questa sera, vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana e vi auguro anche un sereno weekend. Buona serata a tutti.